che conoscete? Non mi sa proprio. Però mi dispiace sempre quando un matrimonio fornisce una separazione. Il matrimonio dovrebbe sempre finire con un omicidio. Omicidio? Un volto di fronte a un solo volto. Ma che dite? E che dite? Che te la fa una causa di separazione? A poco? A casa, a coiavi. O cacciutieri o due uomini. E creato un tre intorno a te, tre intorno a me. E a me di sé te ne ti ossa. Per non parlare di quella lira malata che vi prendete voi avvocati per fare una causa di separazione. E che fa? Io non faccio un tumore mutante. Popava buio, ah no, poi la causa di separazione, quando è dopo la già manderei pure a isso, che mio marito non c'ha nemmeno gli occhi per piangere, avvocato carino. Bastante meglio che non abbiamo figli, ah se no dovevo mantenere pure a loro. Ah, figli non ne avete? No. Come mai, signore? Mio marito non è buono. Ma non è una ballerina qualunque, è un fiore di virtù.
sapevi come l'ho conosciuta, vero? No, appunto, un giorno l'ho incontrata in via Garibaldi. Grazie. Camminavamo le davanti e indietro. Con tutti i cacciottini. Esatto. Improvvisamente venne tomata male l'acqua. A tua bella stessa senza me. Sicché io ne approfittai della momentanea disavventura per accostarmi. E le dissi: signorina! Abbivatevi qui sotto. E si facette firma a capitura? No. A Trezzo? No. A Reganato? Anzi, si fece accompagnare fino sotto casa. Vostra? E scemo! E così muoviamo mai stavo con papà, casa sua. E per la strada mi raccontò, la frequento. Ma non ha fatto la ballerina? E scemo! Quella è mamma, poi chiesto, che cannuzio, ma quando è che ci sposiamo? E voi gli avete risposto? E che papà non vuole. Mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Se la mia diceva che me la fa ancora prima come io. E scemo! Perché questa ballerina vuole venire a vivere qua? O Gesù, che le stai casa a 15 anni, che ha 7 passi dal San Carlo. Ah, ecco, ecco, capito. E però io di questa cosa, perdonatemi, ma devo parlare prima con mia moglie. Guardate che mamma da affezionata! Ricordatevi queste parole che forse le dovete dire davanti al giudice! E scemo! Dai, Rosella! Alla capire, c'è quella bella figliola che avete visto entrare. Per stai cercando le voci. Mo, secondo voi, gli lascio tutto così con un po' fuoco, ma venire a sentire quale la scinta mamma da papà. Me lo date il canto di spegnere sotto i fornelli? No, ma è educata. Mo. Ya va bene, com'è? E così è un po' insuperante, eh? Rosella, che carina. Gentilmente, Rosella, vai dalla signora Maria, vedi un po' che cosa vuole. Perché qui c'è una persona qui, deve parlare con lei. Tutto su questa mentalità a casa. Non puoi chi sta chiamando la signora Malaggiari? Ah, mannaggia tu qua. E poi vai capita. Molto. Ma dove l'avete trovata? In da cabine scimmia. Ecco qua. È il primo si può fare oggi. È il primo si può fare oggi. Chi c'è oggi? Signora! Ma chi? Oh no, è la graziosità, è un disimbotto che non impegna. Ma sta buono. Non basta. Il signore qua è venuto per il quartino al primo piano. Ah, oh, e che ti devo dire, amore mio? Oh, tu che hai deciso? Ah, c'è il tuo consenso, non decido nulla. No, ma è il marito uomo maschio che decide in casa. Ma la casa è tua. Amore mio, ma lo sai bene che quello che è mio è tuo. Quanta uomo. E facciamo, gliela diamo. E se gliela vuoi dare, gliela diamo. E se non gliela vuoi dare, non gliela diamo. Esci! Dai! Ma io mi pago un anno anticipato? Noi i soldi ci facciamo i bisogni sopra. Il punto è che mia moglie non lo sa chi serve la casa. Non è per lui? No, è per quella ballerina. E magari ciotto. Tu scongigli se non è una ballerina. Esatto. Che ti devo dire, amore mio? Che problema ci sta? Noi siamo moderni, eh? Ti immagini la madre da casa? Guardate, guardate che muoio ubbidiente, capite? Ecco, ricordatevi queste parole che forse le dovete dire al giudice. Mi scemo! Ma come siamo moderni? Tu da stamattina ti stai facendo affare con me come una pazza che non puoi mettere una donna senza marito in casa. E mamma, mi sta a me e ciao va. Io? Ma tu sei pazzo! Mi ha già fatto! Tante che la schiuma,
ma tanto che la schiù, che ballerina che aveva intero come filillo lo puoi. Pari per i dolini, chi non già faccio più, ma proprio che passo, ma quello non voglio quello come me. Pasquale! Dite! È mia arrivata? Nuova pista! Meglio così, la già va una brutta notizia! Che sì? Quella voleva essere invitata in una porta di lì in casa carità. Io ci sono pure andato a parlare con i proprietari, un marito e una moglie. Ma che? Che pazza! Stanno buffati male parole e mi hanno fatto scrivere tutto solo un taccuino! Ma loro! Ehi, dalla A alla Z! Senti, Pasquale, quando viene, Emma, le dici. È passato un signor Gaetano. Per questa mia figlia qua, mia madre ci ha tirato una seccia. Avvocato Sale? Signor. Ma, c'è avuto la mia spizza oggi. Che visto? Ma come mai dici che quando due persone si incontrano spesso, uno dei due deve dare una cosa all'altro? Una sorella cui ha adresse. Mi dai una bella seccia, come va? Mamma mia, che stanchità, che stanchità. Ma chi cerca? E lo mamma, e che si sbatta qui questa madre? Una, e non vedi che mi ha ammaficciato? È un momento, fammi arrecciatare, dammi il canzo. E dateci il canzo alla signora. Ah. Io ce l'aveva essa. Dunque, quando si fa la perdenza di un oggetto chi che sia, dove si va per fare la domanda per il lascito? Ma è straniero? No, è zambale. Ma che avete? Ieri sera ho venuto qua in questo triatro a vedere gli spettacoli di danza di balletto che ci stava classico. Ero assiedato con mio marito Gaetanuzzo proprio nel porchettino di rimbecco, lo vedete quello lì? Visionario, insomma. Ecco, durante lo spettacolo mi azzagliai la Wallera, non c'è male. Quando lo spettacolo terminò, come devo dire, infoscata di mente, nel desiderio di legarmi presso le mie residenze, nel botta botta generale... Non mi dovete addonare che il ricchino sinistro, contrariamente a quando se gli è accaduto al destro, chissà dove chi l'ha stramorto andiere a te. Me ne addonai a casa, quando mi guardiedi allo specchio e mi addonai che il cubo si era vagante. E allora mi domandavo la servitudine del teatro, colezzando, colezzando. Non è che lo avrei poi ritrovato? In realtà un orecchino è stato trovato. Oh. Ma capirete, mi dovete dire prima come è fatto per accertarmi che sia proprio quello che avete perso voi. Ora lo sputo in faccia. Secondo voi io vado in giro per i triati a riclamizzare i ricchini altrui? Che c'entra? Si vede che siete una persona per bene. E allora? Ma pure per la vostra sicurezza. Vabbè, vabbè, un ricchino in oro, 18 cacati. Ma che figo! Con tutte delle prede sefurnate per dentro, curali, esmeralde, rubini e Dio te la manda. Vabbè, papà, che domani Dio te la manda, la faccio occhio e rodia. Dio te la manda, quelle prede bianche sperilluccicanti che costano una lira malata. E questo? Buono, no. Grazie, vedi, la dico tutti, Dio te la manda, digli Dorotea. Non è tanto per il ricchino in sé, sono molto contenta che lo abbia ritrovato. Quando diciamo così, mio marito Gaetanuzzo, mio marito mi abboffa la paposcia che io perdo sempre tutto. E forse c'ha anche ragione. Grazie assai, adesso vi aspetta la mangianza. Ma pigliate per un cavallo. Venite e non vi rispondete tutti assieme. Ecco, figlia, prima ci ho parlato un caffè. Vuoi da sera, se non va a dormire. Va bene, ma... Ma questo è il porco scelto. Il proscenico, il palcoscenico è da quest'altro lato. Avvenendo questa tenda. Dietro a te. Il pozzo brasa. Non voglio di entrare perché stanno facendo una cosa. Ah, vabbè, vabbè. Bastantemente che ho trovato il ricchino. Allora me ne va. E già, la mano me la compagni, signore. Arrivederò dietro. Sono su 7 e 8. 1, 2, 3, 4. Da baccarparinde. A fare casa la trasmissione! Una vita sarà sempre se non riesco mai! Sì, una lettera è arrivata stamattina! Grazie! Chiedo scusa, la signorina chi è? La prima ballerina! Ah, quella che ieri sera facete tutti quelli capriole con la capa sotto i piedi in giro! Brava, devo dire, ma non l'avevo conosciuta da sotto e sotto, quattro minuti avanti!
Ma voi state proprio a piccicare con l'italiano. Preferisco spagnolo, non altro, non bello, ma tipo mio. Sì. Ma questo scemo! Secondo loro, io vado a fare una tournée in Grecia senza anticipo. Gianni, lei va a fare in Grecia senza anticipo. Ma quale Grecia? Quale Grecia? Tu non ti devi muovere da qua. Oggi non muore, mi svolto la coppia a basso. Sa fa, adunatore, perdonate, ma la carciofo si va a riscaldare. Bravo, bravo, scarpate le borse, la stanno su un cane. Che cosa? Le carciofo deve da scaldare. I miei mani pure freddi, me la stanno a vostro bordo. Ma chi è questo con questo umorismo da me di insulto sul mio cognome? Signora Paradovascia, qua stiamo parlando di Emma Carciofo, ci vediamo a rubare. A voi, ma già sta giù proprio a stare stio. E io l'ho vista ieri sera la prima volta durante il spettacolo, brava per carità, ma certamente non è né Carlo Frost né Robert Tambor. Per cui dove la voglia? Dove? Mi dovete spiegare la signorina tutta questa superbia dove la voglia? Signor, ma vuoi che io mi da un? Sì. E mi può cadere in che fa? A me non piace un tricò. E non sai niente. Ma ci dicono, Emma, e non mi dici niente, sto bucato. Emma, e che ti devo dire, bucato? Io sono in cerca di un uomo che mi sposi. Quando potrò mettere saponetta vicino al citofono? Ebbene, ma va un suli. Metà saponetta vicino al citofono, no? Ogni suli è proprio qui. Ma bene, il mio inchino lo ha avuto e me ne do, ma non frulle il sacco.